Buonasera e benvenuti alla palazzina di caccia di Stupinigi. La palazzina si trova a 10 km dalla città di Torino ed è un luogo particolare in quanto nelle sue sale si racchiude la storia del 700 e dell'800 piemontese. La palazzina fa parte del circuito delle residenze sabaude e dal 1997 è un bene UNESCO. Oggi pomeriggio abbiamo realizzato per voi un brevissimo video della parte esterna che spero possiate apprezzare. Adesso vi accompagneremo all'interno delle sale alla scoperta delle loro meraviglie e spero che possiate apprezzare nel suo insieme tutta la palazzina di caccia di Stupinigi con il suo territorio e con la sua storia che vi racchiude al suo interno. Passo la parola al dottor Vizzini. Buonasera a tutti, grazie alla dottoressa Fusi, direttrice della palazzina di caccia di Stupinigi. Io sono Emanuele Vizzini, direttore generale di Investitori SGR, la società di gestione di portafogli individuali del gruppo Allianz qui in Italia. Vi do il benvenuto a tutti i clienti, private bankers, consulenti finanziari, agenti assicurativi che oggi so che ci seguono, pur in questa modalità un po' diversa con cui abbiamo concepito il Grand Tour. Una modalità che ci impone, dato che da due giorni sono in vigore delle nuove restrizioni, di fare tutto il nostro percorso odierno da remoto, quindi nessuno di noi sarà presente fisicamente, però vogliamo ugualmente dare una forte testimonianza della nostra volontà di proseguire sulla strada di diffondere arte e cultura anche ai nostri clienti in modo sistematico, proprio in un momento in cui di tutto questo c'è molto bisogno. Credo che voglia unirsi a me in questo ragionamento anche l'amico, il collega Michele Scolletta, che anche lui in collegamento da remoto, e per una volta non ci possiamo vedere e condividere insieme la serata, ma credo che presto avremo l'occasione di farlo in nuovi appuntamenti del gruppo. Intanto godiamoci questa visita e a te Michele. Signore e signori, buonasera. Buonasera anche da Allianz Global Investors. Sono Michele Scolletta, responsabile Allianz Networks Italy. Ho la responsabilità di tutti i rapporti tra Allianz Global Investors ed il network Allianz in Italia. Saluto anche le agenti e gli agenti, le consulenti finanziarie e consulenti finanziarie presenti qui questa sera. Continua l'Allianz Grand Tour 2020. Oggi vedremo un'opera straordinaria che fa parte del repertorio storico italiano e vi garantisco che le sorprese che vedrete questa sera saranno tali da rendervi così curiosi da andare personalmente a visitare, quando questo sarà possibile, la palazzina di caccia di Stupinigi. Bene, voi vi siete accomodati, l'ho fatto anch'io, perché vorrei anch'io godermi la visita guidata alla palazzina di caccia di Stupinigi, e lascio la parola alla dottoressa Carla Giacone che ci introdurrà all'interno di questa splendida opera italiana. Grazie dottor Scolletta per la parola e vi do il benvenuto alla palazzina di caccia di Stupinigi. Un benvenuto a nome dell'Ordine Mauriziano, della Fondazione dell'Ordine Mauriziano, proprietaria della palazzina. Ci troviamo nella Sala del Cervo. Possiamo ammirare questa grande statua, opera di François Ladat del 1766. Questo che vedete, pensate, è proprio l'originale.
Al di fuori, sulla palazzina, c'è invece una copia degli anni 90. Questo grande cervo può significare l'arte venatoria di questa grande palazzina, costruita nei corsi dei secoli, ma iniziata nel 1729. L'11 aprile 1729 il re Vittorio Amedeo II, diventato da pochi anni re, quindi il primo re di Savoia, dà l'incarico al grande Filippo Juvarra, l'architetto messinese Filippo Juvarra, di progettare ex novo questo grande palazzo. Ebbene, questa palazzina doveva essere una piccola residenza. In realtà vedremo durante il percorso di visita che diventerà una sontuosa reggia, anche se Vittorio Amedeo II disse sempre non chiamatela reggia. Ci accoglie appunto il grande cervo, che pensate fu realizzato in legno, quindi c'è una struttura in legno su cui venne fatto colare il bronzo e il rame, e anticamente questo grande cervo era rivestito di lamine d'oro, piccole foglie d'oro che brillavano talmente tanto, e si diceva che quando nelle giornate di sole il re non era Stupinigi ma era Palazzo Reale di Torino, che dista circa 10 km proprio da Stupinigi, potesse vedere la sua opera brillare sulla palazzina. Palazzina che ha una denotazione di caccia, tant'è che dove ci troviamo adesso erano proprio le antiche scuderie progettate da Filippo Juvarra. Alle pareti di queste grandi scuderie ci sono dei medaglioni lignei. Questi medaglioni sono stati realizzati nella seconda metà del Settecento proprio per degli apparati effimeri, quindi venivano esposti durante le feste, e riguardano i primi duchi di casa Savoia. Questa grande scuderia venne poi venne poi in qualche modo risistemata quando venne creato l'appartamento di Levante. Ecco che le scuderie saranno realizzate più verso la campagna, proprio per far posto agli ambienti di rappresentanza. Questa infatti si chiamerà poi Sala dei Ritratti. Andiamo ora nel cuore invece della palazzina, che è proprio uno dei tanti appartamenti. Pensate, Stupinigi ha oltre 60 stanze, che questa sera non riusciremo a visitare tutte, ovviamente, ma vi darò un piccolo assaggio di questi grandi appartamenti. Se mi volete seguire, andiamo a vedere. Stupinigi, come ogni palazzina del Settecento, si dotò di salotti cinesi. Ebbene, la moda per le cose orientali sfocia nel 1600, nasce nel 1600, ma sarà di grande risalto nel Settecento. La palazzina di Stupinigi ha ben due salotti, uno un pochino più piccolo e uno decisamente più grande, dove ci troviamo noi adesso. Possiamo ammirare alle pareti dei disegni veramente molto particolari. Sono stati realizzati da degli artisti cinesi sul finire del Settecento e poi spediti, come dire, in Europa. Pensate che in Europa nel Settecento ci fu la Compagnia delle Indie, che si occupava proprio di smerciare sul mercato londinese e quindi poi in tutta Europa questi manufatti che provenivano dall'Oriente. Manufatti che descrivevano un mondo completamente diverso rispetto a quelli che si era abituati qui in Europa. Anche solo la tecnica della tappezzeria che avete ammirato. Le tappezzerie europee venivano realizzate molto spesso in seta. Queste invece sono in carta di riso, poi dipinta con dei colori a tempera. C'erano degli artisti in Cina che lavoravano quasi a cottimo
per realizzare queste lunghe strisce di tappezzeria. Dopodiché questa carta da parati veniva applicata nelle pareti di ogni residenza. Vi faccio notare una particolarità però: siccome questi artisti cinesi non sapevano ovviamente dove sarebbero andate a finire queste carte da parati, ecco che poi gli artisti locali in qualche modo le aggiustavano, ad esempio disegnando una siepe per far sì che non si vedessero le giunture tra un rotolo di carta e l'altro. Questo gabinetto cinese ha anche dei bellissimi tavolini, questi quattro tavolini a scomparsa che riguardano sempre il modo di un'arte, diciamo, della seconda metà del Settecento della Cina orientale. Una panoramica possiamo averla su questa sala, molto particolare, viene detta sala delle prospettive, grazie a questi dipinti di prospettive di templi antichi che ci sono alle pareti. Ma il suo utilizzo era di sala della musica, perché non ha aperture dirette sull'esterno e proprio per questo motivo venne utilizzata per dei concerti, proprio per l'acustica, la buona acustica che ha sempre avuto questa grande sala. Ci dirigiamo ora in un'altra zona, sempre dell'appartamento di Levante. Siamo nella sala del Bonzanigo, detta così perché questo grande mobile fu proprio realizzato da questo ebanista, da questo grande artista Bonzanigo, anche se studi recenti dicono che probabilmente fu un allievo del Bonzanigo, il Bollier, a realizzarlo. In ogni caso, poco importa, almeno per noi visitatori, ma possiamo vedere innanzitutto come è stato realizzato. Ecco che ci sono, questo era benedetto mobile della musica, perché tutte queste figure hanno attinenza con la musica. Figure, pensate, realizzate con pasta di marmo e gesso e poi incollate a queste grandi porte. Un'altra particolarità di questa sala è questa meravigliosa tappezzeria in seta, che si possono ancora notare i punti di cucito praticamente per poter unire i vari pezzi della tappezzeria, che fanno perfettamente da contorno con queste ventole porta lampada, sempre realizzate dal Bonzanigo. E adesso vi faccio vedere una particolarità di questa sala, un ritratto. Questo ritratto possiamo ammirarlo nell'ovale sopra la specchiera ed ecco che vediamo Benedetto Maurizio, duca del Chiablese, cioè il primo proprietario di questo appartamento. Duca del Chiablese perché era un titolo nobiliare che gli fu dato dal papà, Carlo Emanuele III di Savoia, quindi anch'esso era un Savoia, ma essendo ultimo genito di una grande famiglia, ahimè, non sarebbe mai diventato re. E quindi il papà gli fece realizzare questo appartamento secondario, diremo, secondario solo perché non era l'appartamento reale, ma stiamo vedendo strada facendo che in realtà di secondario non ha proprio nulla. Ed eccoci nella sala da pranzo del Duca del Chiablese. Voi mi direte, ma veramente c'è un letto, un grande letto baldacchino. Ebbene sì, questo letto proviene dalla Reggia di Colorno, proprio come il salottino che abbiamo visto nell'altra stanza. Ed è stato costruito, realizzato appunto nel Settecento, molto simile al letto che utilizzava la regina Margherita
quando soggiornava qua a Stupinigi. Questo allestimento invece fa parte dell'allestimento museale, perché come vi ho detto Stupinigi a un certo punto diventa museo dell'ammobiliamento, dei mobili del Settecento, e quindi vengono messi in questa sala dei pezzi, diremo, unici. Assolutamente non ce n'è uno uguale all'altro. Vi faccio notare questa scrivania. Questa scrivania è stata realizzata probabilmente a due mani da Pietro Piffetti e Luigi Prinotto, che la realizzano utilizzando dei materiali preziosi, dei legni molto particolari, quale il legno di ulivo, di palissandro, di rosa, e anche la madreperla. Madreperla che possiamo vedere in questo disegno. Ecco, io vi ho detto disegno, non è un disegno, è madreperla incastonata all'interno dello stipo della scrivania, così come avorio su tutto la scrivania. E a proposito di avorio, guardate da questa parte. Questa è una scrivania detta alla mazzarina, con questa particolarità di gambe molto ricurve. Su tutta questa scrivania, che è realizzata in legno di ebano, quindi molto scuro, con degli intarsi in palissandro, ci sono poi delle storie. Un'unica storia raccontata, realizzata con l'avorio. Tutta una storia di due giovani che attraversano varie peripezie e poi giungono al loro momento più importante, cioè al loro matrimonio. E prima di uscire dalla sala vi faccio ancora vedere due oggetti un po' particolari. Chissà se qualcuno di voi indovina a cosa potevano servire proprio questi due oggetti. Tanti dicono lavamani, portafrutta, fioriere. Ahimè, in realtà no. Questi due oggetti sono due sputacchiere. Ci troviamo nel salotto dell'appartamento di Levante, salotto che fu interamente realizzato nella seconda metà del Settecento, così come tutto l'appartamento. Ecco, tutto quello che vediamo in mostra in questa stanza è originale dell'epoca, dalle pareti, dal soffitto affrescato, da questo meraviglioso lampadario in cristallo. A proposito di pareti, vi posso far notare questa bellissima tappezzeria. Tappezzeria che ha una particolarità in questa stanza, ma anche in altre stanze. La particolarità sono dei tagli che sono stati realizzati proprio in queste pareti per ricavare delle porte. A proposito di pareti, ecco, vi faccio notare la tappezzeria che è stata realizzata dalle manifatture torinesi in shantung di seta, completamente a mano, cioè veniva tessuta su dei telai, dei grandi telai a mano, e poi applicata alle pareti e cucita una per una. Tappezzeria che fu restaurata durante il restauro di tutto l'appartamento dal centro di conservazione della Veneria Reale. Ho il cellulare in mano perché dalla regia mi dicono che è arrivata una domanda. Leggiamo questa domanda che arriva da Elisabetta di Firenze. Elisabetta mi chiede: ma perché queste porte? Che cosa c'è al di là delle porte? Bene, al di là delle porte ci sono dei corridoi. Come vi dicevo, Stupinigi ha oltre 60 stanze. Sappiate che tutte queste 60 stanze erano collegate da dei corridoi, quindi al di là di questa porta si accede ancora oggi, se potessimo andare, a dei corridoi che collegano tutta quanta la palazzina e servivano al personale, quindi ai servitori, per potersi spostare da una parte all'altra della palazzina senza disturbare la corte che era in queste sale auliche. Ora ci spostiamo in un'altra sala. Ma attenzione, scusate, mi sta arrivando un'altra domanda, questa volta è di Antonio di Palermo. Antonio di Palermo che mi fa una domanda, mi sta facendo una domanda sulla sala precedente. Seguitemi, che ritorniamo sui nostri passi. Ecco, la domanda, vi ho incuriositi,
era sulle sputacchiere. Io prima vi ho detto che questi due oggetti così particolari non erano delle fioriere, non erano dei portafrutta, erano delle sputacchiere. Ma perché le sputacchiere? Perché fin nel Settecento, ma ancora per tutto l'Ottocento, si usava masticare il tabacco, quindi non si fumavano le sigarette, ma il tabacco si masticava, e però poi bisognava in qualche modo buttarlo, ed ecco che venivano realizzate questi contenitori. Ora concludiamo un pezzo di visita dell'appartamento di Levante. Prego. Un'altra sala di rappresentanza dell'appartamento di Levante è proprio questa, che è praticamente la sala che introduce all'appartamento, una grande sala anch'essa interamente realizzata sul finire del Settecento. Alle pareti ci sono dei grandi affreschi. Questi grandi affreschi erano in realtà i disegni preparatori per gli arazzi. Gli arazzi nascono nella città fiamminga di Arrà, ed ecco da qui che deriva il nome Arazzo, e si sviluppano in tutta Europa. Avevano una doppia funzione, sia di abbellire le pareti, sia anche di riscaldare le pareti, essendo gli arazzi fatti in tessuti. I disegni preparatori ovviamente non venivano buttati via una volta realizzato l'arazzo, ma posizionati nelle palazzine, come ad esempio Stupinigi. E adesso invece vi accompagno nel salone centrale, un'altra parte molto interessante della palazzina. Seguitemi. Ed ecco che stiamo entrando nel salone centrale, la parte più meravigliosa della palazzina di Stupinigi, costruita, realizzata solo in 2 anni. Quindi nel momento in cui Filippo Juvarra disegna questo grande salone, nel 2 anni e mezzo dopo Carlo Emanuele III di Savoia riuscirà già a dare una grande festa proprio in questa sala. Sala che è realizzata a pianta centrale ed è l'unica parte che è in doppia altezza, con una storia che racconta la dea Diana, cioè la dea della caccia, realizzata da pittori veneziani chiamati appositamente da Filippo Juvarra, così come tutte l'illuminazione di questa grande sala fu voluta da Filippo Juvarra, tranne il lampadario, il magnifico lampadario che si può notare al centro della sala. Tutta questa parte, questo grande salone, veniva utilizzato principalmente come raduno per le battute di caccia, per la partenza alle battute di caccia, ma anche come parte per le feste, per le grandi feste che venivano fatte qui a Stupinigi. Abbiamo in collegamento il dottor Vizzini. Grazie dottoressa Giacone per averci portato attraverso questa prima parte di visita della palazzina di caccia di Stupinigi, una palazzina che d'altro canto mi ha sempre piuttosto incuriosito, perché da ragazzo, ormai molti anni fa, ricordo di aver fatto quella strada, aver percorso quella strada per andare a sciare sulle montagne sopra Torino, la strada che portava a Sestriere all'epoca, e notavo questo strano edificio un po' misterioso, ai tempi sembrava un po' abbandonato, solenne, ma curioso, che spiccava tra le nebbie. E mi domandavo così un po' ingenuamente quando fossero stati i momenti di sfarzo di quell'edificio, chi poteva essere stato ospite, quali personaggi del passato potessero avere visitato la palazzina e averne fatto un po' la storia. Quindi immagino che ci siano stati delle frequentazioni illustri, dei ricevimenti importanti,
Chiedo alla dottoressa Giacone magari se può rispondere a questa mia domanda, a questa mia curiosità. Grazie mille. Il salone da ballo, veniva chiamato salone da ballo anche, fu utilizzato non solo per balli, ma anche pensate per dei matrimoni, per la celebrazione di matrimoni importanti. Poco fa avete visto quel meraviglioso lampadario in cristallo e bronzo, fu realizzato nel 1773 per un matrimonio regale. Vittorio Amedeo III di Savoia manda in sposa una delle sue figlie al futuro re di Francia. Il matrimonio sarà doppio, sarà celebrato qui a Stupinigi e poi anche a Versailles, ma prima di tutto in questo grande scenografico salone. E proprio per questo matrimonio venne posizionato questo grande lampadario. Pensatelo, questo lampadario illuminato solo da candele. Non c'era ancora l'elettricità nel Settecento. Un altro matrimonio importante, il cui banchetto di nozze venne fatto proprio in questo grande salone, fu il matrimonio del futuro re d'Italia. Vittorio Emanuele II, quando era ancora principe ereditario, sposerà la sua futura moglie e celebrerà il banchetto qua. Ci furono poi altri matrimoni famosi e anche in epoca decisamente più recente il Gran Ballo per festeggiare i 100 anni dell'Unità d'Italia. Nel 1961, Gran Ballo di Torino, proprio per i festeggiamenti di Italia 61. Proseguiamo adesso nell'appartamento centrale, quello che è l'appartamento reale. Venite. Ed eccoci nella camera da letto del re, una camera grande. Teniamo sempre conto che Stupinigi fu realizzata come residenza secondaria, tant'è che Stupinigi, come tante altre residenze, facevano parte della corona di delizie. Venne proprio denominata così, queste grandi residenze, tutto attorno alla città di Torino. E Stupinigi ne fu una di queste, una delle più importanti di tutto il Settecento. Ora ci troviamo appunto nell'appartamento reale, l'appartamento del re, che utilizzava quando era qui a Stupinigi per le battute di caccia. Questa grande stanza, non c'è più il letto del re, ma di nuovo quando Stupinigi diventa museo dell'ammobiliamento, ecco che viene inserito in questo percorso museale questi preziosi mobili. Vi faccio notare questo mobile che viene definito un mobile a porta medaglie. All'interno conteneva infatti delle monete e delle medaglie antiche, realizzato dall'ebanista di corte Pietro Piffetti, uno dei più grandi di tutto il Settecento, in radica, in palissandro, con avorio intagliato. Quindi tutte queste scene che noi possiamo ammirare sono tutto avorio intagliato ed è un doppio corpo su cui appoggia un tavolo. Un'altra particolarità di questa sala che vorrei proprio farvi notare è il pregadio, incastonato nella parete, un piccolo gioiello, un piccolo scrigno, anch'esso realizzato da Pietro Piffetti, su disegno di Benedetto Alfieri. Quindi siamo già nella seconda metà del Settecento. Di nuovo del legno incastonato con altri legni molto preziosi e particolari. E l'ultima particolarità, l'ultimo mobile, anche se ce ne sarebbero tantissimi da farvi vedere, è questo piccola scrivania, questa è realizzata invece da Luigi Prinotto. Vi faccio notare una cosa, guardate il disegno che c'è sull'anta superiore di questa scrivania. Ecco, non è un disegno, io erroneamente, anzi volutamente ho detto disegno, ma in realtà non è così, perché è avorio incastonato nel legno di palissandro e raffigura proprio la caccia al cervo. Infatti si pensa che questo mobile sia stato realizzato proprio per essere posizionato qui a Stupinigi, che insomma Stupinigi era il massimo di espressione dell'arte venatoria nel Settecento. Proseguiamo ora per l'anticamera dell'appartamento del re.
Questa grande anticamera faceva parte del percorso dell'appartamento del re, e la particolarità di questa sala sono innanzitutto le grandi specchiere che ci sono alle pareti. Purtroppo la tappezzeria nel corso degli anni è andata perduta, era talmente rovinata che non è stato più possibile recuperarla, quindi si è preferito durante il restauro lasciare le pareti libere. Restauro che tra l'altro si è concluso a giugno del 2017. L'appartamento del re è stato proprio l'ultimo di una serie di grandi restauri che sono stati commissionati alla Palazzina di Stupinigi in collaborazione con la Consulta di Torino e la Fondazione CRT, che appunto ha pagato tutti i restauri. Ecco, durante i restauri sono venute alla luce tantissime particolarità. Innanzitutto il colore delle porte, del soffitto, queste cromie che già Filippo Juvarra aveva deciso nel 1730 all'incirca. Così come la particolarità di queste grandi specchiere. Una di queste è proprio quella che vediamo qui davanti a noi, una specchiera realizzata da Bonzanigo, così come le altre tre, in legno intarsiato e poi dipinto. Così come molto particolari sono anche queste cassettiere, già in stile neoclassico. Siamo arrivati nell'appartamento della regina, che è prospiciente all'appartamento del re. L'appartamento della regina ha la stessa infilata di stanze come quelle del re, con delle caratteristiche pittoriche un po' diverse. L'appartamento della regina fu realizzato anch'esso nella prima metà del Settecento, sempre su disegno dello Juvarra, che chiamò addirittura, pensate, per dipingere il grande soffitto che possiamo vedere in questa sala, Giovanni Battista Crosato. Giovanni Battista Crosato fu un allievo del grande pittore Tiepolo, quindi proveniva anche lui dalla scuola di pittori veneziani e dipinse il Sacrificio di Ifigenia. Un'altra particolarità di questa sala, che è originale, è la tappezzeria con questi festoni ricamati. Cosa si faceva? Queste grandi tele su cui venivano poi a mano ricamati i festoni, queste ghirlande, sempre seta su seta. Questi grandi teli erano contornati, lo possiamo ancora vedere tutt'oggi, da queste cornici realizzate in vetro, in pasta di vetro, quasi a voler significare le pietre preziose come i lapislazzuli. Pasta di vetro che poi veniva spalmata sulle pareti e applicata sopra una ghirlanda di fiori. Non vi ho fatto notare però che a proposito di ghirlande di fiori, la tappezzeria è uguale al divano, così come gli sgabelli, proprio per essere posizionati da sempre in questa grande anticamera. Ci avviciniamo adesso invece alla camera della regina, ma prima voglio farvi notare una particolarità. Guardate le porte. Io mi sono fermata vicino a questa perché si può notare bene, ma a Stupinigi sono tutte così le porte. Vengono dette porte volanti. Volanti perché la cerniera in basso è sempre molto più grande rispetto a quella che c'è in alto. In questo modo, quando la porta veniva chiusa, non c'era più la possibilità che si riaprisse, magari gli sbalzi di temperatura, gli spiragli di aria. Questo anche per un risparmio energetico, di calore. Le porte che chiudevano bene potevano far sì che venivano usati come riscaldamento solo le sale che erano da visitare o da vivere in quella giornata. Andiamo nella camera della regina. La camera della regina è un'altra grande stanza
realizzata appunto come camera della regina, ahimè non c'è più il letto della regina, perché è stato posizionato in altri appartamenti nel corso dei secoli. Possiamo però ancora notare una particolarità, cioè sappiamo esattamente dove era il letto della regina. Seguitemi con lo sguardo, guardiamo su in alto, c'è una testa dorata di un putto. Vediamo una testa dorata e vicino a questa testa ci sono due ganci in ferro. Da questi ganci veniva issato praticamente il baldacchino del letto. Mentre abbiamo lo sguardo rivolto verso l'alto, possiamo anche notare questo meraviglioso soffitto dipinto da Charles Van Loo, che ci narra una delle storie della dea della caccia, cioè di Diana. In questo caso Diana si sta riposando dopo la caccia, contornata dalle sue ancelle e anche dai cani che venivano utilizzati per la caccia. Ma in questo soffitto c'è anche un altro personaggio molto particolare, è un piccolo putto, un piccolo angioletto che sta scoccando una freccia. Potrebbe essere la freccia dell'amore, chi lo sa, ma c'è una particolarità pittorica. Questo angioletto è stato dipinto con la tecnica di affresco animato, proprio perché se noi ci spostiamo in ogni parte della sala, sembra che lui ci segua con lo sguardo. Dovete venire a Stupinigi, provare per credere. Ci spostiamo ora nella sala da toeletta. Quindi negli ambienti più privati, diciamo. Questa sala da toeletta contiene due angoliere molto particolari che sono state restaurate da poco, così come ci sono anche nell'appartamento del re. Angoliere che sono state realizzate sempre nella prima metà del Settecento e che richiamano in qualche modo come colori anche il grande zoccolo che c'è al di sotto della finestra. In questa sala possiamo anche ammirare alcuni dipinti, alcuni ritratti dei bambini di casa Savoia, delle piccole principesse di casa Savoia, vestite già, come vedete, seppur ancora piccole, in posizione regale, così come in posizione regale è sicuramente questo dipinto di Vittorio Amedeo II, che sta tenendo la spada, quindi pure secondo me piccolo, e soprattutto ha le immagini, i simboli di casa Savoia, il collare della Santissima Annunziata al collo e anche la spilla dell'ordine mauriziano. E anche il colore di casa Savoia, questo blu, questo azzurro blu della casa. Proseguiamo ora per ritornare verso il salone centrale. Siamo quasi alla fine del nostro percorso, della nostra visita, ma volevo ancora farvi ammirare questo piccolo gioiello di arte barocca, cioè la cappella interna di Stupinigi, chiesa che viene creata in realtà qualche anno dopo, perché Juvarra l'aveva progettata come sala da pranzo, come mensa per gli ufficiali, cioè per le persone che seguivano il re durante le battute di caccia. Tant'è che il soffitto che noi vediamo attualmente, che è stato dipinto nella seconda metà del Settecento, è ben diverso da quello che aveva dipinto lo Juvarra. In questo momento si possono vedere, grazie anche degli attenti restauri che sono stati fatti, si possono ammirare delle quadrature in stile barocco. Ma ai tempi dello Juvarra, pensate, sul soffitto c'era Diana, la famosa dea Diana che ormai abbiamo imparato a conoscere, mentre faceva il bagno assieme alle sue ancelle. E voi capite che era alquanto disdicevole, mentre si entrava in chiesa, vedere Diana con le sue ancelle. Quindi hanno preferito
cancellare tutto quanto e ovviamente mettere dei piccoli angeli, così come nella pala d'altare invece è stato dipinto il santo di casa Savoia, San Uberto, patrono delle cacce, che si festeggia il 3 di novembre in atto della sua conversione. Sant'Uberto era un giovane, abile cacciatore che conduceva una vita alquanto dissoluta, ma a un certo punto, durante una battuta di caccia, incontra un cervo con un crocifisso. Lui ha questa visione, decide di lasciare tutti i suoi averi ai poveri e di riconvertirsi alla povertà e donare la sua vita all'aiuto degli altri. Mentre stiamo parlando, ho sentito che è arrivato un messaggio dalla regia, con molta probabilità ci sarà un'altra domanda. Ecco che c'è la domanda, sì, di Maria da Faenza, che mi chiede: ma come mai l'appartamento del re e della regina erano distinti uno dall'altro? Bene, c'è da dire che i matrimoni all'epoca non erano quasi mai matrimoni d'amore, erano matrimoni che venivano fatti come sodalizi economici, politici, e proprio per questo motivo le persone arrivavano al giorno del matrimonio a volte quasi senza conoscersi, quindi non c'era confidenza tra di loro ed era preferibile, quando conducevano vita in privato e non in pubblico, che vivessero ognuno nei propri appartamenti. Molto probabilmente è arrivata ancora un'altra domanda. Abbiamo Marco da Gubbio. Marco ci chiede, ecco, ha notato nelle riprese di prima, quando spiegavo il salone centrale, che c'è anche una balconata, e mi chiede: ma su questa balconata del salone centrale chi ci stava? Nella balconata del salone centrale veniva posizionata l'orchestra, quindi durante queste famose serate in cui si ballava, tutta l'orchestra, per una buona acustica del salone, era posizionata nella balconata. Balconata che tra l'altro fu realizzata interamente in legno, con delle tele applicate al di sotto. Tutto il salone centrale che fu restaurato qualche anno fa, recuperando anche in questo caso tutte le cromie che sono state recuperate grazie ai grandissimi restauri di tutti questi anni della palazzina. Diamo ora invece la parola al dottor Scolletta per una domanda. Grazie dottoressa Giacone. Quanta storia si cela negli splendidi palazzi italiani. Ma a proposito di questo, ho letto recentemente che i restauri degli appartamenti del re celano alcune curiosità riguardanti gli artigiani che in esso vi hanno lavorato. Può raccontarci qualche aneddoto legato appunto alla ristrutturazione e al lavoro fatto dagli artigiani negli appartamenti del re? Grazie. Grazie dottor Scolletta per l'interessante domanda. Beh, in effetti a Stupinigi lavorarono tantissimi artisti e artigiani. Nel corso degli anni veramente noi ci ricordiamo i nomi più famosi, dallo Juvar al Benedetto Alfieri, che ovviamente dettero un'impronta grandissima in questa palazzina. Ma ci furono anche degli artisti minori, addirittura degli artigiani venivano chiamati, proprio perché non rimasero famosi nella storia. E tanti di questi artigiani sono stati scoperti anche grazie ai restauri di cui vi parlavo prima. Pensate che uno degli ultimi restauri che sono stati fatti è proprio quello dell'appartamento del re, che si è concluso nel 2017. Pensate che solo in 4 mesi ci sono stati dai 15 ai 20 restauratori che hanno riscoperto veramente delle chicche. Uno fra questi, ad esempio, nella zoccolatura della galleria dell'appartamento del re, hanno portato alla luce un piccolo disegno che era stato abbozzato di un paesaggio, e che, ahimè, questo non porta la firma vera e propria di chi l'ha dipinto, chissà chi poteva essere stato. Altri artisti invece lasciarono le proprie firme, come ad esempio Giovan Battista Pozzo, che si divertì, possiamo dire, a lasciare le sue iniziali sotto la coda di un lungo pavone. Sono delle curiosità
che a volte possono anche incuriosire ancora di più i visitatori che noi ci auspichiamo che vengano a Stupinigi. Io adesso concludo la visita e lascio la parola alla dottoressa Marta Fusi. Siamo giunti alla fine della visita virtuale della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Ringrazio tutti gli amici di Allianz e spero di rivedervi di persona direttamente alla Palazzina molto numerosi. Arrivederci, a presto. A conclusione della visita ci uniamo nei saluti e naturalmente ringraziamo moltissimo la direttrice, la dottoressa Fusi, per averci concesso la possibilità di svolgere una visita così particolareggiata e così, se vogliamo, specifica e inedita della Palazzina. Naturalmente ci auguriamo anche che questa visita in remoto abbia suscitato delle curiosità, abbia saputo dare delle suggestioni particolari a chi ci ha seguito oggi e che possa essere un po' il pretesto per spingerci a fare e organizzare altri appuntamenti di questo tipo anche in futuro, ricordando che il gruppo Allianz continua a essere a fianco dei propri clienti con le proprie prestazioni assicurative, finanziarie e di servizio, ma il servizio noi lo intendiamo a 360 gradi, quindi anche introducendo degli elementi di tipo diverso come questi, che hanno una venatura culturale e anche una venatura, se vogliamo, di elevato intrattenimento, che per noi è un aspetto molto importante della relazione. Come investitori SGR, a nome di Allianz e del suo senior management, vi saluto. Lascio per il congedo finale la parola all'amico Michele Scolletta. Grazie ancora e alla prossima. Ringrazio la dottoressa Giaccone per la visita guidata che abbiamo appena concluso e immagino che anche voi siate, come me, rimasti affascinati da questa bellezza italiana. Ma cosa c'entra Allianz Global Investors, il gruppo Allianz, con il Grand Tour, con questo viaggio culturale? Beh, ormai da diversi lustri siamo impegnati in investimenti socialmente responsabili. Per noi investire in maniera socialmente responsabile significa anche promuovere la cultura, promuovere la possibilità di dare a tutti i nostri clienti anche la visione, la partecipazione a quelle che sono le bellezze del nostro paese. Essere impegnati nel sociale, essere impegnati in investimenti socialmente responsabili ci impone anche una grande attenzione a tutto quello che ci circonda. Il nostro impegno va nella direzione di gestire sempre più in maniera sostenibile i nostri investimenti, gli investimenti che i risparmiatori ci affidano attraverso gli agenti Allianz e i consulenti finanziari Allianz Bank. Ringrazio tutti per la partecipazione, non dimenticate di guardare il canale YouTube Allianz Excellence in cui ritroverete tutti i video che fino ad oggi hanno caratterizzato il percorso insieme. Arrivederci alla prossima puntata.